Grazie Laura, allora speriamo se riusciamo a coprire un po' tutto e soprattutto questo è un orario difficile perché eh, avete mangiato quindi era meglio continuare a mangiare piuttosto che insomma, eh, parlare di, di SEO forse. Quanti di voi qui dentro fanno SEO? Un bel po', quindi insomma il target ci siamo. Quanti altri fanno invece marketing, comunicazione in genere non spinti sulla SEO? Ok. Profili tecnici, sviluppatori, programmatori? Ok. Quindi siamo spinti lato SEO, possiamo andare a accelerare eh, con le slide. Eh, se dovessi trovare una data e dire quando è partito tutto, diciamo eh, a livello di storytelling da qui ai prossimi dieci anni, eh, dire quando è che è cambiato tutto, quando è che Google è diventato più intelligente dell'essere diciamo, eh, dell umano, forse quella data è l'8 maggio 2018. Quando al Google I.O., che è una delle conferenze internazionali fondamentali diciamo, di Google a Mountain View, eh, l'amministratore delegato di Google presenta Google Duplex. Non so quanti di voi hanno avuto modo di vedere quella, quella presentazione, eh, se volete la vediamo al volo, così eh, vi fate un'idea. Allora, se parte l'audio. Questo per darvi un attimo di contesto, è Google Duplex da un lato che sta prenotando un appuntamento per, per appunto la, dal parrucchiere ed è interessante vedere come interagisce con la macchina con un essere umano. Ciao, cosa succede qui? Ciao, sto chiamando per un appuntamento per un cliente. Sto cercando qualcosa nel mese terzo. Certo, dammi un secondo. Cosa succede? Certo, a che tempo stai cercando, Ralph? at 12 p.m. we do not have a 12 p.m. available. the closest we have to that is a 1.15. do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? depending on what service she would like. what service is she looking for? just a woman's haircut for now? okay, we have. a okay, what's her first name? the first name is lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day, bye. Quindi questa è una rivoluzione che uh, forse è passata non inosservata insomma nel mondo tech, è stato molto seguito questo argomento, però per la gente comune un po' meno. E secondo me andando indietro a livello di storytelling diremo questo è il giorno in cui è cambiato tutto. E, um, perché, diciamo, vi ho raccontato questa storia? Prima di tutto, eh, ci sono tre caratteristiche fondamentali di Duplex che vanno messe in evidenza: uno è che l'oggetto come abbiamo visto, sembra assolutamente umano, anzi, in alcuni casi sembra più, diciamo, veloce dell'essere umano nel capire eh, come eh, gestire la, la conversazione. Due, non è comandato, quindi non c'è una persona dietro che gli detta i comandi, che gli dice: Senti, rispondi in questo modo. E tre, questo. È il tanto menzionato meccanismo del machine learning. Significa che qui non stiamo, Google non sta usando il suo algoritmo principale, quello della ricerca, per dargli appunto queste risposte. Ma ha dato in passo a Google Duplex una serie di conversazioni, migliaia, milioni, miliardi di conversazioni, per fargli capire come funziona una conversazione umana. Uh, quindi, se non ve ne siete accorti, Google è cambiato, anche Google diciamo motore di ricerca ed è cambiato sotto diversi punti di vista e non parliamo di un cambiamento futuro, parliamo di un cambiamento attuale oggi. Se voi mi dite sì, ma siamo in Italia, sai, noi siamo più lenti e Google in Italia è più lento e ci mette anni. Questa è una cavolata perché in realtà uh, i cambiamenti di Google si sì, vengono, gli esperimenti nascono sulla SERP americana, però poi vengono implementati anche su quella italiana con molta più velocità rispetto al passato. Io sono, insomma, già mi sono presentato, non tanto per chi sono, non ci frega nulla, ma eh, questo è semplicemente per farvi vedere una funzionalità di Google che si chiama Feature Snippet, quindi uno snippet di ricerca posizione zero, che è una funzionalità che serve a dare una risposta diretta eh, diciamo, all'utente. Quindi sulla serpa americana, la risposta che è Genaro Cofano, vi esce questo snippet che eh, mi introduce, mi presenta, ed è Google a parlare, non sono, sono, non sono io diciamo, a parlare. Questa invece è un'altra funzionalità di Google che si chiama Knowledge Panel. Uh, è uh, una funzionalità che trovate sulla sinistra della ricerca che ha un altro scopo che poi vedremo. Adesso velocizzo un po' perché altrimenti non riusciamo a coprire tutti gli argomenti. Uh, Feature snippet e Knowledge Panel sono fondamentali per capire dove stiamo andando in termini di ricerca vocale, come evolverà Google nei prossimi anni. E uh, come, uh, quali saranno anche le logiche di business e come, da uh, diciamo, produttori di contenuti, dovete posizionarvi per essere sul pezzo da quel punto di vista. Uh, e la cosa interessante è che poi quel contenuto, uh, ad esempio, alla domanda che è Genaro Cofano, lo snippet risponde nell'assistente vocale, quindi il contenuto che si posiziona in SERP. Non è solo utile per portarvi traffico diretto al sito, ma è utile come risposta all'interno dell'assistente digitale. Quindi eh, i contenuti voi potete fare una strategia che è multicanale. Con un solo contenuto potete arrivare in, in dispositivi molteplici. Allora. Andiamo avanti. Ok, sono andato troppo avanti. Ok, quindi oggi voglio parlare di una metodologia di cui tre mesi fa non avrei saputo dirmi il nome, oggi mi piace chiamarla Seo Hacking, chiamatela come vi pare, però questa è una metodologia che um, ha tre punti fondamentali. Prima di tutto, noi vogliamo creare un processo di sperimentazione che sia ripetibile, veloce e con pochi assunti, quindi ogni cosa che noi diciamo, sì, ma Google non vuole queste cose, vuole altra roba non va, va fatto questo assunto va sperimentato due deve essere non convenzionale quindi noi non guardiamo alle best practice le best practice sono fondamentali quindi anche in ambito SEO quando si parte eh, è fondamentale seguire delle linee guida ma è fondamentale andarle a creare quindi voi dovete essere sul pezzo cioè fare dei test per andare a creare poi quelle che saranno le best practice del futuro e poi bisogna uscire un attimo da quella logica incrementale Sì, adesso come faccio ad aumentare il traffico del blog del 10% da qui al prossimo mese dire: Ma come faccio ad aumentarlo di 10 volte? Quindi cerchiamo di cambiare un attimo mentalità. Eh, diciamo che oggi vi faccio vedere un po' di esperimenti fatti su un piccolo blog per un semplice motivo. Uh, che posso farvi vedere tutto quello che c'è da vedere, non ho nulla da nascondere perché qui non ci sono accordi di non disclosure oppure altra roba, uh, quindi vi posso dire le cose come, come stanno. E questo è un blog che tre mesi fa faceva forse 500 visite uh, di organica, oggi ne fa 10.000, quindi ripeto, uh, se parliamo di, uh, di uh, grande velocità, sempre un piccolo blog ma comunque uh, volto alla sperimentazione. Qui vedete alcuni degli esempi di fiscio snippet, ripeto siamo sulla serpa americana ma lo stesso discorso vale per quella italiana, eh, con alcune parole chiave che ho posizionato con una strategia e una metodo metodologia che andremo a vedere. Um, e eh, questo altro caso è interessante, ad esempio qui mi sono posizionato con un'infografica un che vedete viene da 4 Week MBA, in uno snippet che è di Google, quindi le, la risposta qui viene dal sito di Google, ho posizionato un'infografica all'interno di quello snippet e l'obiettivo... Io qui sono in seconda posizione. Sarà quello di andare a rubare lo snippet a Google stesso. Cioè, io dirò a posto di Google come fa soldi Google. Quello è l'obiettivo. Ed è possibile anche con un piccolo blog, basta soltanto insomma, eh, sperimentare. Poi ci sono 3.000 altri casi. Eh, diciamo che da tre mesi a questa parte ci sono almeno una, una trentina di snippet sul sito che portano traffico in maniera eh, consistente. Eh, partiamo subito. Che cos'è un feature snippet? Eh, un feature snippet, eh, anche posizione 0, è davvero una risposta diretta ad una domanda o ricerca che viene fatta dall'utente. Prima di eh, prendere un feature snippet dovete capire qual è la logica dietro eh, lo snippet e quindi è quella di dare una risposta diretta all'utente e ci sono alcuni tipi di contenuti che eh, lavorano molto bene sui feature snippet, ad esempio paragrafi, liste oppure tabelle. Ehm, lo scopo è quello di dare una risposta diretta, chiara ed esaustiva, cioè io Google... Voglio essere in grado a te, utente, di darti una risposta, cosa che non ero capace di fare anni fa, perché usavo soltanto il meccanismo del backlink. Oggi io posso farlo perché sto diventando sempre di più un motore di ricerca semantico. Cioè, io penso, non, so, non sono soltanto, diciamo, un grafo che viene messo su in base a backlink dei de siti, um, eccetera. Allora, qui in realtà um, quante volte i feature Snippet si trasformano in ricerca vocale? Cioè, ho una ricerca fatta da backlink. Uh, di Brian Dean che vi consiglio di seguire um, per chi fa SEO, la gente sicuramente lo seguirà già. Uh, che ci dice che nel 40% dei casi il feature snippet si trasforma in un comando nell'assistente vocale. La gente prendiamo questi numeri con le pinze, si tratta di un piccolo campione, Google cambia ogni giorno, però è una buona metrica per iniziare a valutare quanto serve questa strategia. Uh, adesso voi direte: sì, ma questi snippet ne vale la pena? Cioè, mi portano traffico? Perché devo fare questa strategia? Eh, in realtà sì, perché hanno, i feature snippet hanno un click-through rate, cioè un tasso di apertura sul motore di ricerca che è molto più alto rispetto agli altri risultati. Per un semplice motivo, noi stiamo saltando dalla, diciamo, da una posizione in pagina che può essere la terza, la quinta, la sesta, eccetera, stiamo saltando diciamo, nella posizione eh, prima ancora dei risultati di ricerca. Quindi questo ha senso. Ok. Um, e quali, uh, in che posizione devi essere per beccarti uno snippet? In realtà dipende, uh, nella maggior parte dei casi, qui da una ricerca fatta da hrefs ti dice che devi essere in prima. Uh, però in realtà, anche se sei in sesta o settima, puoi fare il salto. Uh, nella, per esperienza personale, ho visto in molti casi dei snippet apparire anche se erano in sesta o settima posizione. Quindi, questo è un vero e proprio hack perché voi con uno snippet riuscite a saltare la fila, la coda un po' come se Google vi stesse eh, dando accesso a tutto il traffico che c'è su, su quella pagina. E invece questo è il Knowledge Panel, eh, non so quanti di voi hanno familiarità con il Knowledge Panel, però questa è una funzionalità di Google che ha un altro scopo fondamentale, è quello di offrire delle informazioni circa dei brand, dei brand che possono essere locali oppure personali. Quindi Google ad esempio ti dice chi sono io come ti dice chi è Warlift. Uh, e qui um, diciamo lo scopo è di dare una risposta che sia utile, affidabile in molti casi local infatti abbiamo due tipi di knowledge panel abbiamo il brand panel che è quello che è rivolto all'azienda alla persona fisica eccetera eccetera e poi abbiamo il local panel come che in molti casi viene, le informazioni vengono anche prese da, uh, da, da quello che avete su Google My Business che invece ha uno scopo di, uh, diverso cioè darti delle informazioni local quindi io ti dico quando lo shop è aperto a che ora potete chiamare quando trovate Andrea Volpini lì nello shop, eh, e quindi potete fare, trovate un, insomma un bel po' di, di informazioni. Allora la, ehm, a livello di, di logiche è fondamentale capire eh, tra feature snippet e knowledge panel eh, qual è lo scopo di ognuno che più o meno abbiamo visto. Questo è un caso interessante. Ad un certo punto sulla SERP americana appaiono tutte e due le funzionalità per la domanda, appunto. Uh, chi è Gennaro Cofano, uh, una è il feature snippet, l'altra è il Knowledge Panel sulla destra. Uh, cosa interessante è che prima, uh, dentro questo Knowledge Panel, uh, c'era una pagina che veniva da Amazon. Google ha smontato quella pagina e ha creato una sua pagina in Google Books che replica quella di Amazon per fregare letteralmente il Knowledge Panel ad Amazon. Perché su questo Knowledge Panel si combatte una battaglia da miliardi e miliardi di euro di, di traffico, visibilità, eccetera. E quindi è logico che Google voglia mantenere il controllo sul proprio, sui propri risultati di ricerca, perché è nella sua logica di business. E, um, qual è la fonte principale di un feature snippet? È una pagina web, quindi si parte da una pagina web che sarà sul tuo sito, uh, se sei in grado appunto di uh, innescare un feature snippet, e ha determinate caratteristiche. Abbiamo visto che può essere una lista, può essere una risposta diretta, eccetera, eccetera, come in questo, in questo caso. Uh, invece, per quanto riguarda il knowledge panel è un po' più complicato, perché il knowledge panel sono informazioni che vengono uh, date da Google e vengono inserite all'interno del suo uh, knowledge, uh, knowledge vault. Quindi è una sorta di banca dati dove Google ha uh, diciamo una serie di informazioni. Uh, se la cosa diventa troppo noiosa, me lo dite, magari cambiamo format, mi fate voi le domande e rispondo io. Però, insomma, c'è un bel po' di, di cose da, da vedere e qui. Sul Knowledge Panel, um, logicamente Google prende informazioni da diversi canali. Quindi c'è Wikipedia, c'è Structured Data, quindi c'è il markup di schema. Non so quanti hanno familiarità con, con schema oppure con i dati strutturati. E uh, poi, vabbè, c'è G, G+, Freebase e Wikidata. Quindi vorrei fare un attimo un passo indietro nel guardare... Uh, come Google oggi ragiona, quando diciamo che Google comprende il linguaggio umano, che cosa vuol dire? Ci sono due problemi fondamentali per quanto riguarda la ricerca, che sono stati, eh, diciamo, sempre eh, fondamentali. Eh, da un lato abbiamo la ricerca come diciamo retrieval dell'informazione da, da una banca dati, e dall'altro abbiamo la ricerca come la capacità di dare senso a delle pagine web. Quindi, da un lato, esempio, su questa query che è distanza dalla Luna, Google senza neanche che gli specifici che sto dicendo dalla, dalla Terra oppure da dove sto facendo questa domanda, logicamente mi, fa, mi dà la risposta. Perché eh, quello che fa in molti casi Google non è di dare una risposta diretta su quella ricerca, ma è di sostituire la ricerca con un'altra sintetica. Cioè esiste una ricerca che potremmo definire perfetta. Con cui Google va a sostituire ricerca dalla, diciamo distanza dalla Luna. Con un'altra ricerca che è distanza della Terra dalla Luna, perché quella è quella che mi permette di trovare la risposta, diciamo, ideale. E poi c'è un altro aspetto fondamentale che è il tagging semantico, cioè noi oggi dobbiamo essere in grado di dire a Google il significato delle pagine web. E attraverso quel, quel, diciamo, questi due strumenti permettiamo di costruire un motore di ricerca semantico. A livello di anni fondamentali, per il cambiamento di Google, e possiamo dire finalmente Google è diventato semantico non stiamo parlando del 2018, stiamo parlando già di un po' di anni fa, quindi 2011 e 2012. 2011 con l'introduzione di, di schema e il 2012 con l'introduzione del knowledge graph di, di Google. Quindi questi sono due cambiamenti epocali. Um, vedremo più in dettaglio che sono, però insomma um, l'obiettivo oggi è quello di dire come può fare il tuo contenuto a diventare un contenuto del, diciamo, del knowledge graph da un lato e come essere anche inserito all'interno della, della ricerca vocale. Questo è un altro personaggio uh, fondamentale, autore del libro How to Create a Mind, che nel 2012 uh, entra in Google e ha come scopo principale, la, la sua missione è quella di rendere, diciamo, il linguaggio umano comprensibile alle macchine. E, questo è Schema, quindi Schema Org, ripeto, nel 2011 è stato lanciato da Google e altri motori di ricerca commerciali per andare a definire il significato delle pagine web. Cioè per la prima volta, finalmente, nella storia del web, Google non cerca di trarre il significato guardando a dei segnali, ma guarda il significato della pagina web attribuito in base a, eh, diciamo, dei metadati. Invece nel 2012 c'è il Knowledge Graph di Google, cioè Google finalmente inizia a costruire una banca dati enorme che è fatta di, sim, di, di, sempli, di semplici frasi eh, molto molto semplici, come Gennaro eh, conosce Daniele, Daniele è affiliato con il WordCamp, queste semplici frasi, che vengono chiamate triple nel contesto del web semantico, diventano e vengono articolate in un knowledge graph che poi prende vita e più noi questo, diciamo, costruiamo questo knowledge graph, maggiore sarà l'efficacia diciamo, che possiamo dare ai, anche ai nostri contenuti. Quel grafo oggi è la base della ricerca, molti non se ne sono accorti, però ripeto, oggi quando cercate le informazioni su Google, PageRank è ancora fondamentale, quindi il primo algoritmo di Google, però... A vent'anni dall'introduzione diciamo, dal, dall di Google, più o meno eh, abbiamo, eh, le, la, la parte semantica è diventata fondamentale. Passiamo adesso alla parte pratica. Abbiamo finito con queste diciamo, robe troppo teoriche. Eh, andiamo un po' più eh, sulla parte pratica. Eh, Logicamente, prima che andiamo sulla parte pratica, oggi vi faccio vedere un framework che è stato testato più volte per prendere i feature snippet. Uh, però, logicamente, vi dico, il framework è una cosa che funziona temporaneamente uh, quando tutti iniziano a usarlo. Logicamente funziona molto meno fin quando smette di funzionare. La strategia diciamo funziona nel medio e lungo periodo. Quello che ti rimane nel, nel lunghissimo periodo è la mentalità, il mindset, cioè dire: Ok, adesso sta roba ha smesso di funzionare, come faccio a testare per trovare un'altra strategia, un altro framework che funzionano su quelle uh, diciamo per avere i risultati. Diciamo che è un framework che si struttura in sette passi, uh, che sono uno nel cercare le opportunità giuste, due sul puntare alle, alle domande vincenti, vedremo che cosa si intende qui, poi l'utilizzo dei dati strutturati come un vero e proprio hack per dare una spinta ai vostri contenuti, fare leva sulle immagini perché il web è diventato molto di più uh, visuale, creare una distribuzione per i contenuti, saper aspettare e poi continuare a sperimentare. Allora, come si cercano le opportunità giuste? Logicamente per chi fa SEO, questo è chiarissimo, per chi non lo fa un po' meno, abbiamo tre categorie di parole chiave che potremmo identificare come navigational, informational e transactional. Logicamente laddove fate soldi è sulle transactional, perché sono delle parole chiave che hanno un intento commerciale, cioè le persone vogliono comprare qualcosa. Uh, anche quelle informational sono monetizzabili, logicamente perché eh, dipende anche dal modello di business che avete. Ci sono delle, delle parole chiavi che immaginate, voi vendete infoprodotti, anche in quel caso potete, uh, potete monetizzare. E, come si fanno a cercare le opportunità giuste? Prima di tutto, la domanda è: ma che modello di business hai? Perché non tutte le chiavi di ricerca, anche se vi generano traffico, poi saranno monetizzabili. Quindi, in base al modello di business. Ah, già, 10 minuti, <ride> siamo proprio agli sgoccioli. Io non, sto, non so neanche la metà, vabbè, quindi vuol dire che continueremo fuori oppure un altro giorno facciamo? 35. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, eh. è vero che sono lento però. Ok. Quindi la prima domanda è: che modello di business hai? Perché non tutte le parole chiave sono, sono monetizzabili. Due, che cosa vuole il tuo cliente? Eh, in questo caso è un caso interessante da My Social Web, quindi come creare un blog. L'intento qui è logicamente capire come creare un blog, però poi My Social Web vende servizi e corsi su come fare blog oppure servizi di consulenza su come costruire un blog, eccetera, eccetera. Quindi questa è una parola chiave che comunque è convertibile, quindi è monetizzabile. E poi, eh, logicamente, che soluzione hai per me? Eh, qualche, la settimana scorsa, ricordo, eh, parlavo con, con Andrea in viaggio... Su, sul caso Aranzulla che è interessantissimo. Uh, ad esempio, Aranzulla è trasversale con le sue parole chiave, perché Aranzulla non va su una persona specifica, ma va su un problema che una persona di 15 anni, come di 70 anni, può avere col telefono, col computer, eccetera. Quindi non bisogna pensare necessariamente con le caratteristiche sociodemografiche, uh, devo identificare a tutti i costi chi è la persona con cui devo parlare, ma anche risolvere un problema che può avere uno di 15 come uno di 70. In quel caso. Aranzulla ha diciamo, a, a il jackpot perché il, il mercato è ampio, però uh, quello è l'obiettivo. E gli strumenti sono vari per farlo, uh, ba, strumenti basici come Google Autocomplete oppure ricerche correlate, ma anche strumenti diciamo, sempre gratuiti come Answer the Public, e poi strumenti per identificare le keyword come un'estensione di Google Chrome che si chiama Keywords Everywhere, che insomma vi dà la possibilità di avere sempre sott'occhio il volume delle parole chiave, eccetera, eccetera. Ehm, quindi, eh, la prima cosa, una volta trovata la domanda, diciamo vincente, bisogna puntare alla risposta. Bisogna ragionare un po' come Wikipedia. Questi me, sono dati abbastanza interessanti. Perché si discute se eh, il traffico derivante dai panel o dagli snippet vada poi a mangiarsi il traffico del sito. In realtà vedendo il caso Wikipedia sembra di no, perché il 23% del, del traffico di Wikipedia viene appunto dal dal, diciamo dal knowledge panel quindi dai link che derivano dal knowledge panel um, una volta che abbiamo trovato la risposta, la domanda dobbiamo rispondere in che maniera? Uno con una risposta breve che puoi inserire o all'inizio dell'articolo o nella meta description o addirittura in tutti e due uh, i modi, a me piace inserirla sia all'inizio sia nella meta description magari chi fa SEO dirà che questa è una, una roba da non fare però a me, a me piace farlo, farlo in quel modo poi ognuno ha la sua, la sua metodologia e, e poi fa in modo che quella risposta sia chiara, diretta e pulita. Ripeto, lo stile è quello di Wikipedia, quindi cercare di renderla autorevole. E, in alcuni casi, se si tratta di un processo, una lista potrebbe funzionare molto, molto bene. Poi, per quanto riguarda i dati strutturati, bisogna usare appunto la marcatura schema, che è fondamentale, sempre di questo l'analisi fatta con VRank, che è un partner di Wordlift. Uh, che su 20 milioni di siti basta vedere che una piccola quantità di siti uh, usa la marcatura, la marcatura schema e uh, vi do un esempio dal mio sito molto velocemente, vediamo se riusciamo a vederlo questa è la pagina che vi ho fatto vedere prima che ho posizionato sullo snippet di Paypal Business Model se andiamo dietro all'interno del sito vedete una cosa, uh, ok questa è una pagina che ho settato come entity type organization, quindi qui ci sono gli entity type. È un lavoro che ho fatto qui direttamente con Wallift: ho settato la pagina in organization, e poi all'interno della pagina Wallift mi dà la possibilità di aggiungere dei campi aggiuntivi che mi permettono di spiegare la pagina. Quindi prima nel campo website ho usato riferimento a dei siti che rencano bene su quella parola chiave o che sono autorevoli, un po' per andare a prendere in prestito quel tipo di autorevolezza. E poi nel campo semes, che è un riferimento per il motore di ricerca qui, eh, praticamente eh, è come se stessimo dicendo a Google il contenuto che ho creato è lo stesso che trovi in questo dataset e quindi ci sono tutta una serie di, diciamo, di informazioni che il motore di ricerca riesce a leggere in maniera molto molto... Uh, diciamo veloce e immediata. Quindi, questo è quello che ho fatto col dato strutturato. Insomma, ci ho messo un minuto ed è stato molto, molto veloce. Um, e, e quindi si può fare. Ripeto, oggi la SEO si può fare anche con tool di automazione, non deve, non deve essere fatta necessariamente diciamo, da chi non è uh, esperto. Poi, per quanto riguarda le immagini, oggi il web è fatto sempre di più da immagini. Quindi lo vediamo, è questo dato interessante, se noi eh, nell'ultimo periodo soprattutto c'è stato un incremento eh, diciamo velocissimo di eh, presenza di immagini all'interno degli snippet, quindi se non state usando le immagini per la vostra strategia SEO eh, state perdendo un bel po' di, di opportunità. E, eh, poi bisogna creare una distribuzione per i contenuti, quindi una volta che avete pubblicato il contenuto è inutile diciamo, aspettare traffico che arriva in automatico, ma bisogna andare a creare una sorta di um, repurposing di, di quel contenuto, quindi andarlo a pubblicare su altre piattaforme, andarlo a uh, farlo girare perché il traffico che arriva di referral, anche da quelle, da quelle piattaforme vi serve come spinta al contenuto. E poi, insomma, aspettare uh, darsi un tempo: quindi quanto tempo ci vuole perché la tua strategia funzioni. Non è che posti e eh, domani eh, avrai il risultato, magari ci può volere del tempo, e qui si riconnette all'ultimo punto fondamentale: quando la strategia non sta funzionando, bisogna continuare a sperimentare. Magari io su uno snippet non riesco, come nel caso di Google, ci sto arrivando, non ci sono arrivato ancora, devo fare una serie di azioni eh, per arrivare all'interno di quello snippet. Quindi io ho un piano, una serie di azioni che farò nelle prossime settimane che mi serviranno a velocizzare quel processo. Quindi devi sperimentare. La SEO che dice che la SEO è morta, non è morta, non ce ne frega nulla se muore o no, però eh, in realtà la SEO sta cambiando perché sta diventando, molti dicono, answer engine optimization oppure eh, PASO, insomma, eh, qualsiasi sia il nome che vogliamo dargli a, alla SEO, in realtà sta semplicemente evolvendo. E quindi chi si muove in questo scenario deve, sapere, eh, deve capire queste, queste logiche. E, eh, vi lascio con, con un'infografica che guarda il modello di business di Google. Perché, se volete capire come funziona Google, secondo me dovete guardare al modello di business, capire come fa soldi Google, per capire quali sono le sue logiche e come dovete entrare all'interno di, di quelle logiche che potete condividere o meno. Ma comunque, se fate, diciamo, avete un sito per business, logicamente dovete capire per poi andare a posizionare i vostri contenuti. Ed è interessante vedere che per il 2017 l'86% delle entrate di Google derivano ancora da. Uh, diciamo l'advertising che deriva da due network fondamentali uno è AdWords e l'altro è AdSense e per inciso AdSense a Google non gli fa una lira cioè nel senso i, i siti che voi uh, che fanno parte del, del network di AdSense che poi vedi, vendono la, la pubblicità sotto forma di banner per Google in realtà fanno un margine bassissimo a Google cioè se domani Google potesse smontare quel meccanismo senza rompere la macchina non è detto che non lo faccia quindi quella è plausibile come ipotesi perché il margine è vero, le entrate vere sono in AdWords e poi ci sono altre entrate fondamentali come appunto il Play Store, eccetera, eccetera. E poi abbiamo le scommesse di Google che sono delle vere e proprie scommesse come Access, Nest, Verlai, eccetera. Quindi ci sono diverse, diversi fattori. Faccio il recap, sono andato super veloce. Quindi Google è diventato semantico, anni fondamentali 2011-2012 e poi eh, diciamo oggi un buon numero di ricerche sono servite attraverso la parte semantica di Google abbiamo questo processo che si chiama magari di SEO hacking che ci serve ad entrare eh, all'interno di, di queste ricerche e eh, ripeto, seguite le best practice inizialmente ma poi cercate di, di crearle qui non so se ci sono domande forse ce l'abbiamo fatta, quanti minuti?